Ci ho dimenticato una cosa fondamentale. Ciao. Ciao saggio. Due tazze perché fanno sentire l'audience più vicino. Ciao amici, come state? Ti fanno sentire più a casa. Mi scusi? Si può? Buonasera e benvenuti in questa nuova puntata del Peo Quiz. Oggi faremo un gioco molto interessante. Io ho trovato delle immagini piuttosto affascinanti. Questa è la situazione. Tutti qui? E queste immagini sono dei selfie. Ciao! Queste immagini sono dei terribili selfie che hanno come sfondo o come composizione qualcosa di interessante o piuttosto folle a volte. Sasha, il mio concorrente, ospite di questo fantastico show, dovrà indovinare cosa c'è dietro queste foto, dentro queste foto, e se ci riuscirà vincerà un premio. Le mie tazze. Per vincere devi fare 6 su 10? Almeno 5. Almeno 5, va bene. 5, quindi ci sta. È quell'insufficienza che è irrecuperabile. Ok. Ma sono 10 foto, iniziamo subito. Gli aiuti da casa ci sono? Siccome non c'è nessuno a casa, nessun aiuto da casa. Se ci fosse stato qualcuno a casa, sì. Ma siamo soli, siamo stati abbandonati qui. Dunque, con chi sta scattando un amorevole selfie questo fratello cubano? Ma lo sei tu? No, è un fratello. Mio amico. Ah, ok. Con chi? A. La nonna defunta. B. Un amico svenuto. C. Un pitbull grasso. Allora, tutte e tre hanno quel non so che di che mi fa ridere. Qualunque potrebbe essere vero. Ma perché se ti immagini un pitbull grasso, la nonna defunta, un amico svenuto dietro, fa comunque ma ridere. Pensa anche a lui, guarda lui quanto è felice. O tipo, ehi, io, guarda qui dietro il mio pitbull grasso o il mio amico svenuto, ho bevuto troppo. Allora, un amico svenuto è quella più classica, ma essendo tu immagini strane, io immagino, devo immaginare che è strano. Punti al più folle. Secondo me sì, perché, cioè, nel senso, un amico svenuto è troppo semplice, cioè non mi faresti mai vedere. È troppo banale, a lui svengono sempre gli amici. Ma non mi metto a fare i selfie comunque, io sono indeciso tra A e la C. Di risposta definitiva? Allora, un pitbull è troppo difficile, cioè, nel senso, un pitbull è anche un animale cattivo, potrebbe essere cattivo. Quindi potrebbe essere il suo, o quello della nonna defunta. Può darsi che in ogni caso quest'uomo ha la nonna defunta. Ma ci si farebbe un selfie? Allora io dico A. A? Se è A, tu me lo devi far conoscere questo fratello cubano. Ti farò perché è un eroe. Ti farò conoscere il fratello cubano che si fa la foto con la nonna defunta. Ma come? Yo bro, here's my grandma bro. E finalmente eredità. Ci vede con un momento. Addio nonna. È un momento che vuole ricordare. Perché? I don't know. Passiamo alla foto numero 2. Ok, perché Pika gli manca una guancia? Perché ho dovuto photoshoppare. Chi hanno incontrato questi uomini affascinanti con una F, scusate, la produzione, per essere così sorpresi? A. La Sabri Gamer. B. Un driver pelato. C. Goku Super Saiyan. Beh, a una fiera si può trovare... Ci possono trovare tutte e tre le cose. Tutte e tre le cose. Quindi, quindi già ha ristretto il cerchio. Siamo in una fiera. Probabile perché siamo. Siete tutti insieme. Tre. Quindi. Ma l'A, la B, la C potrebbero essere tutte e tre buone. Quindi è difficile da. C'è un 33%. Faccio finta di bere. Allora escludo la Sabri. O è Eric il driver pelato. Sembra che non ci sono altri driver pelati. O è Goku. Perché se non la fiera, se magari ci sono i cosplay. Risposta definitiva. Allora, B, pari, C, dispari. Boom, va! Pari. B. B? Un driver pelato. Un driver pelato. Tra l'altro questo dimostra, Giulio, se stai guardando, che Sasha non ti segue perché questa è presa dal tuo Instagram. Ma boom! È un Goku Super Saiyan! Ma no, è chiaramente un driver pelato con una parrucca. Non è pelato, si vede l'attaccatura dei capelli. Ricky non si vestirebbe mai da Goku Super Saiyan se non da Iron Man. Ma io lo seguo Giulio su Instagram, non ricordavo. Ti è sfuggita. Bene, perché sei a un punto però, quel punto che non mi aspettavo tra l'altro. Vabbè, devo arrivare a altri 4, ne devo fare. Altri 4. Allora, dove sta dormendo questo uomo delle caverne? A. In una camera con uno specchio sul soffitto. B. In un letto IKEA all'IKEA. C. In bagno.
Allora, mi viene da pensare più alla... perché è strana, però... è figo comunque sia avere uno specchio sul soffitto. Ma no! Immagina quante cose potresti vedere con uno specchio sul soffitto. Uno specchio sul soffitto. O è là, oppure in bagno, che effettivamente è davanti uno specchio perché sta facendo un selfie. Sì. Pensa quando sono detective. Però lui ha il materasso dietro di lui. In verticale. Esatto, in verticale, non in orizzontale, quindi tirato in alto. Quindi è come se lui fosse appoggiato come me sulla sedia. Secondo lui, quindi, secondo te quest'uomo sarebbe così avanti da immaginare una scena simile? Ti dico di sì, sai perché? C'è un trucco nell'immagine. Guarda bene quel Bulbasaur. Quel Bulbasaur non è messo così, è messo così. Ottima osservazione, quindi ti giochi? Io dico che è C. Signore e signori, la risposta corretta è la C! Quest'uomo è in bagno, quanto sei! T'ha fregato, se tagliavi il Bulbasaur era più difficile. Bello, bello, grazie Bulbasaur. Potrebbe essere tipico meme, io alle 9 del mattino. Quando non puoi andare al lavoro ti porti il letto a casa. Numero 4. Sorpreso dall'inaspettato incontro, perché ho perso tutte le doppie quando ho scritto, perché questa tastiera ha problemi, lo dico perché sennò sembro un analfabeta. Sorpreso dall'inaspettato incontro, questo uomo selvaggio ha deciso di scattarsi un selfie con A. un delfino, B. un bambino giapponese, C. uno squalo inferocito. Mi piace innanzitutto come stai ragionando bene questa gara, mi piace. Ma... perché stai escludendo bene, stai dimostrando che il tuo quoziente intellettivo... Ah, quindi se la giochiamo sulla sfida mi impegno ancora di più. Ma devi impegnare. Ma anche se sbaglio mi diverte poi vedere la risposta, quindi... Allora, un delfino banale, ma poi con quella faccia, ma non mi sembra che molto... Che è un delfino? Non mi sembra molto felice di vedere un delfino. E un bambino giapponese mi sembra assurdo ma piacevole, se ci potrebbe fosse. Potrebbe essere il nonno di un figlio adottato, vabbè, io e il mio nipote. No, mi piacerebbe, la prossima... Cercherò in Giappone di fare un selfie a un bambino. Tu e un bambino giapponese in acqua. In acqua. Uno squalo è banale, ma sicuramente meglio di un delfino. Vabbè, sono tutti strani questi selfie. Quindi è il bambino giapponese o lo squalo? Stringi il cerchio sempre a due e poi c'è il dubbio. A caso, qua è un 50-50 ferro. Facciamo la C. C. Lo squalo. Perché il bambino giapponese è troppo strano. Questo uomo selvaggio si sta scattando un selfie con... uno squalo inferocito. 3 punti. Alla quarta. Non me l'aspettavo. Voglio ubriacarmi di acqua. No, non c'è la tazza. Che abbia uno scopo almeno. Oh, buona questa tisana al salmone. Chiamatemi se avete dei problemi a casa, risolverò tutti i vostri problemi. Ma i problemi ce l'ha forse quest'uomo. Johnny, essendo un uomo dall'aspetto incantevole, decide di tagliarsi i capelli come A. Wolverine, B. il suo youtuber preferito, Anima, C. Cloud Strife di Final Fantasy VII. Allora, non conosco Cloud Strife di Final Fantasy VII perché il protagonista di Final Fantasy VII è biondo, che si vede ovunque, stanno facendo un remake adesso. Io ho giocato dall'8 quello in con lo spadone, si vede ovunque. Anche nell'8 c'ha lo spadone, anche nel 10 c'ha lo spadone. Nell'8 c'ha la spada pistola, la Gunblade, lo spadone. E fa Renzo Kuchen. Renzo Kuchen, Chris, bravo. Nerd. Allora, è bella, ti ringrazio per la risposta del tuo youtuber preferito, ma non penso. Ma questo non l'ho scritto io. Ah, non l'hai scritto, ok. Vabbè, grazie a chi l'ha scritto, lo youtuber preferito non credo proprio che lui sia il mio fan, anche perché non volevo cercare di capire cosa c'aveva. Ci ha pensato Frank in produzione, Frank Cristo, però potevi mettere qualche altro youtuber, così la esclude subito. La B la escludo. Dico la A perché mi sta più simpatico Wolverine. Ti piace di più Wolverine? Non conosco Cloud Strife. E fai bene, perché Johnny è un grande fan di Wolverine. Ma cosa? Però ci è andato un po' pesante con la rasata in mezzo. Ma cosa c'è dietro l'orecchio? Non l'avevo vista, è altra carne. È altra carne. Totalmente pagata appunto dalla Sabri Gamer. Sasha vincerà una vacanza alle Hawaii. Se vincerà, perché ci sono ancora 5 tentativi e... una da vincere almeno, perché al lato della foto di questa... Non te l'aspettavi? Sinceramente no. Grazie. Meglio sempre avere abbassare le aspettative e poi, capito, eccellere durante... Quindi la prossima volta dovrò alzare un po' il livello, perché qui... Come sì. Al lato della foto di questa studentessa di scienze, anche lì... Anche scienze? Vabbè, ma è fatta apposta, può dirlo? Questa la modifichiamo in tempo... Al lato della foto di questa studentessa di scienze della gioia, cioè... innanzitutto, ottima l'Università di Scienze della Gioia, c'è la ragazza 10 anni dopo, la stessa ragazza. Mm-hmm. È un sosia non così simile di Salmo.
un tatuaggio della stessa ragazza fatto malissimo. Là è molto molto plausibile. Potrebbe essere anche la 10-year challenge, esatto, da poco. Esatto, quindi quella la do già molto vincente. Però la C ti stuzzica, lo so che la C ti stuzzica. La C mi stuzzica perché fa ridere, perché ho visto sia foto della 10 years, sia foto delle effettivamente che ti tolto tipo la foto del bambino, mi esce slot, esce una cosa bruttissima di tuo figlio piccolo. La più plausibile, allora, o la più divertente? Quale vincerà? E qua ti stuzzico e ti do la motivazione della mia risposta. Vai. Ti dico là perché guardo la telecamera di quella tipa lì e dico: è troppo vecchia come telecamera, non è troppo. Quindi mi immagino che lei e questa foto effettivamente veramente 10 anni fa. Attenzione, gioca di nuovo sul giusto intuito, perché va a analizzare la foto, e la risposta corretta è la cifra. No, no, ma perché chi si tatua? Ma prendi una foto dove non c'è la macchina fotografica. Tutti i nodi tornano al pettine. Mettigli un tulipano. È per questo che un mestolo. È per questo che studia scienze della gioia, perché non la trova più dopo aver fatto questo proprio. Passiamo alla numero 7. Mia colpa, o pensavo fosse buona come cosa. Gianluigi ha chiesto a qualcuno di fargli una foto. Sicuro si chiama Gianluigi? Sì. Ah, ok. Abbiamo le prove. Ha chiesto qualcuno di fargli una foto. Chi è quindi il fotografo di questa foto? A, la sua alquanto brutta ragazza. B, un sosia non così simile di Salma. Ma basta! C, la nonna. Qua te la butto subito abbastanza veloce. Vai. Allora, la ragazza brutta potrebbe essere buona, perché comunque brutta forte, perché potrebbe essere un meme pazzesco, cioè che si vede la ragazza brutta che gli fa la foto. Però non lo so, io mi immagino il tizio, cioè fa troppo ridere, immaginarsi Gianluigi che si fa finto palestrato e poi c'è la nonna che gli fa la foto, e mi fa troppo ridere. Quindi di risposta definitiva? Allora, abbiamo fatto una seria, una non seria, una seria, facciamo la non seria, quindi io direi la C. La C, e la risposta esatta è la C, è la gnogna. Vabbè, io non esulto perché pensavo facesse più ridere la nonna, però... Però è pur sempre la gnogna, e quindi Sasha vince il deciso ora secondo premio, perché ce n'è uno molto più succoso. Della vacanza? Sì, ricordo che questo non è pagato dalla produzione, ma dalla Sabri Gamer. Ce n'è uno molto più... Cioè, se questo è... Il mio è... Più di una vacanza? Più di una vacanza. Marcello... Non credo si chiami Marcello. Sicuramente, perché abbiamo le prove. Marcello era diretto alla sua lezione di canto vichingo quando ad un tratto ha incontrato... Ma cosa? Un amico sopra un asino gigante. Grigio c'è scritto. Grigio. Un asino... Frank, mi hai detto che lo facevi gigante. Gue pequeño. C, un poliziotto intento a multarlo. Ai ai ai. Ai, qui sono tutte... Tutte plausibili, poi. Ah, non si chiama Marcello, non ne sta andando alla lezione di vichingo. Ma che ne sai tu? Noi non abbiamo... ha la faccia di uno che vuole imparare lezioni di canto vichingo. Noi lo abbiamo intervistato, Marcello. Allora, non le prendiamo da internet a caso queste foto. Se vedessi Peo sopra un asino grigio, la mia faccia sarebbe ben diversa, mi metterei molto a ridere. Quindi secondo me è la C. È la C. Ma la faccia da uno da C, cioè. Signori e signori, è la C. Cazzozza, ma stai devastando... Sei troppo... Stai devastando il mio gioco, porca. Sono un... Non sfidatemi mai a indovina chi, perché vi smonto. Giustino decide di farsi una foto nonostante la presenza di... A, un amico che sta defecando con solo i calzini addosso. B, il suo gatto seduto sul water che lo fissa minaccioso. C, un amico che esce la cena nel water. Esce la cena. Vomita? Sì. Non volevo essere troppo scurrile, ecco. Allora, son belle tutte e tre le risposte, quindi io... Te la giochi. Ma vado a caso, tanto non ho vinto. Metto la B perché non ho mai detto B. Bene, la risposta corretta... Anche se la mi piaceva molto. Infatti era la A. Un amico che sta defecando con solo i calzini addosso. Così serio? Forse non si è accorto. Secondo me la scelta più plausibile... Non mi sono accorto, poi vedi la foto, ah, ma c'era Frank. E invece no. Quindi Giustino, occhio a quando fai le foto in bagno. Appena aperto la foto. Electric Peo, il disegnatore più simpatico dell'universo, lì la Ufola 100 si è persa, sta disteso sull'asfalto sperando che un'auto lo investa. Sulle gambe di una topa spaziale, C, sul pavimento della camera di un amico mentre lo manda a fan... Aumento la...
il bere degli occhiali. Allora, è tutto colorato, non puoi capire niente dalla foto. Ma sembra che c'è un collare di ferro. La foto, come puoi rispondere? Non l'hai modificata, cioè non l'hai girata tu? No, non l'ho girata io. Cioè è così? È così. La B è molto bella, cioè complimenti a te se effettivamente la B sarà la risposta giusta. Però ma siamo realistici. Siamo realistici, quindi no. Ma poi la B io non voterò mai più la B, quindi la B è esclusa. Prossima puntata. Secondo me è la C, ed è probabilmente anche Giulio, considerando che è un amico. Ti giochi la C? Questa è la risposta finale. La C. Con questa risposta Sasha si gioca tutto. Ma non è vero. E se vinto. Non è vera questa C. Ma non l'hai detto sta cosa. Sasha, come ha promesso all'inizio di questa puntata, regalerà il proprio fisso a Peo. 3, 2, 1. È in camera di un amico che lo manda a fanculo. È camera tua. L'ho fatta prima. Non l'avrei mai detto, lo giuro. Quindi è giusto. È giusto. Ah, raga, io signori, non so che dire. Ringrazio mamma che ha sempre creduto in me. Ringrazio i miei fans. Prendo il premio, arrivo. Voglio la vacanza, qualsiasi premio sia. Oggi ti ho raccontato una storia di come questa mattina mi sono alzato molto prima di loro perché io ho degli orari da papo, loro no. Quindi sono andato a farmi un caffè e ho sbagliato cialda, nel senso che c'era un qualcosa che non era una cialda. E poi mi sono reso conto che ho trovato un tesoro, un cantuccio prezioso. Io ci ho investito la mia anima qui, quindi questa è la mia amicizia. Ti do la mia amicizia. Questo cantuccio è il simbolo della mia amicizia. Non c'è premio più grande dell'amicizia. Come non c'è premio più grande di disegnare gratis i muri per un amico. Grazie di essere stati con noi. Sparisco. Mi hanno fregato. Bella bros, bella frate, come va? Vi siete divertiti in questo magico video? Se è così, lascia like, accendi la campanella è essenziale, proprio la cosa che serve di più per la sopravvivenza di un canale, sembra, ma se hai bisogno di un'altra dose di zioppo, clicca uno di questi due video, sono simpatici, giuro, non ci metto la mano sul fuoco, ma giuro, quasi.